Il Rotary Club di Nicosia, presieduto da Antonino Basile, ha donato un buon numero di alberi da piantare in un terreno dello IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, di Via Vivaldi, nel quartiere Magnana a Nicosia. Coinvolti gli alunni della scuola primaria del secondo circolo didattico Magnana, diretto dalla professoressa Francesca Pellegrino. La cerimonia di consegna e piantumazione degli alberi è avvenuta la mattina del 6 maggio in via Vivaldi, alla presenza del presidente del Rotary di Nicosia, Antonino Basile, dei soci del Club Service, il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Pagliazzo, il presidente dello IACP di Enna, l'ingegnere Felice Vitale. Il Rotary di Nicosia ha promosso questa iniziativa per promuovere l'ambiente con la piantumazione degli alberi e la rimozione della plastica dal terreno, grazie anche all'apporto dei mezzi e degli uomini della Protezione Civile di Nicosia. Durante la giornata i soci del Rotary, gli alunni del secondo circolo, sono cimentati nella piantumazione degli alberelli che ora sia il comune di Nicosia, ma soprattutto gli abitanti del luogo dovranno curare per salvaguardare e far crescere un angolo di verde anche in questo quartiere. Allora Presidente, siamo qui oggi a Nicosia per piantumare delle piante qui in un terreno che era abbandonato e che avete recuperato. Buongiorno signor Leonardo e grazie per averci permesso di far conoscere a tutto il nostro circondario le nostre attività. Il tema dell'ambiente è un tema affrontato in primo luogo dal nostro distretto 2110 Malta e Sicilia. Anche il nostro club di Nicosia, che comprende i 9 paesi dell'area nord della provincia di Enna, è in prima fila per la sensibilizzazione e affrontare il tema dell'ambiente. Oggi noi non è una grande azione, ma sono tutte le piccole azioni messe assieme che portano a del risultato, e l'obiettivo principale è la sensibilizzazione verso i problemi dell'ambiente. Ecco perché oggi abbiamo voluto fortemente la presenza delle scuole, perché dalle scuole arriva tutto, perché oggi capite che la cultura, l'ambiente e poi c'è la salvaguardia della salute. Tutto questo è un beneficio per tutta l'umanità. In questo terreno abbiamo raggiunto 3 obiettivi di quelli fissati del nostro distretto. Abbiamo fatto la piantumazione degli alberi, la plastica free, perché abbiamo fatto una raccolta nel terreno in modo molto importante, e abbiamo fatto la piantumazione di 20 alberi, 13 di ulivi in segno di pace, che in un momento particolare con la guerra in corso è un segnale molto forte, e 7 di alloro in segno di merito e giustizia per tutto il mondo. Questo è quanto. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e il Rotary è sempre in prima fila per raggiungere questi obiettivi. Vorrei ringraziare tutti gli enti che hanno partecipato e tutti gli attori a questo evento. Intanto il Presidente dell'Istituto delle Case Popolari, l'ingegnere Felice Vitale, che è un nostro socio e ci ha dato immediatamente la piena disponibilità, e il Sindaco Luigi Bonelli e tutta l'amministrazione comunale, e le scuole, la dirigente, la professoressa Pellegrino, che ci ha permesso oggi la presenza delle scuole, che è una cosa molto importante in un evento del genere.